siamo qui in tribunale, davanti al Tribunale Civile di Roma, in Viale Lepanto 4, per raccogliere le firme degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine di Roma e anche di tutta Italia, perché poi il nostro appello sarà rivolto al Consiglio dell'Ordine di Roma, al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, affinché si facciano promotori presso le istituzioni di una richiesta volta a chiedere ai presidenti delle Camere che si riuniscano magari anche con seduta d'oltranza affinché vengano finalmente eletti i tre giudici mancanti al plenum. Poi chiediamo che sempre questo, il Consiglio dell'Ordine, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense si rivolgano alle massime istituzioni, in particolare al Governo, ai Ministri e al Parlamento, affinché cessino tutte le violazioni al diritto comunitario e alla Convenzione dei diritti dell'uomo, per le quali l'Italia è continuamente sanzionata, e quest'anno appunto abbiamo visto che per le infrazioni alla Commissione Europea siamo arrivati a 183 milioni di euro. Infine raccogliamo le firme affinché sempre questi tre organismi degli avvocati si facciano promotori presso sempre le massime istituzioni italiane per la promozione per una campagna, diciamo, per candidare l'Italia a membro non permanente ONU, e affinché l'ONU si faccia promotore dell'istituzione di un diritto umano alla conoscenza, inteso come diritto del cittadino a conoscere per quale motivo il proprio governo ha intrapreso determinate attività in campo diplomatico, in campo internazionale anche. Ecco, insomma, tre battaglie radicali, attuali, che noi come al solito cerchiamo, la nostra presenza qua ha questo senso, cerchiamo di unificare più battaglie in una istanza e di coinvolgere soprattutto, di far sì che i cittadini, in questo caso gli avvocati, si facciano promotori di questa delibera che Maria Laura ha scritto, che è dettagliata in tutti i suoi punti e che ha motivato anche il nostro sciopero della fame, perché noi ci siamo uniti allo sciopero della fame di Marco Pannella, di Rita Bernardini e degli altri che l'avevano inaugurato il 13 scorso, e noi abbiamo aderito per 4 giorni. Ecco, l'unificazione di richieste, di istanze, di proposte radicali e di tutti gli ambiti radicali che ruotano intorno al partito, alle varie componenti della galassia.